Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, qui a Toro il tempo è bruttissimo, lo vedete anche voi che c'è una luce bassa, alla mia seduta che è bassissima, c'è una luce molto bassa, non c'è un raggio di sole, ma non c'è proprio neanche un raggio di luce. Aiuto, la giornata è orrenda, vuol dire che è nuvoloso, coperto, piove a dirotto. Non piove forte, quindi non è un temporale, cioè la tempesta, però diluvia proprio, piove in maniera continuativa e costante. Per chi è meteoropatico, proprio la giornata ideale. Mamma mia, la tristezza che mi assale, ma io l'avevo detto che a marzo sarebbe tornato il freddo, non perché lo dico io, ma perché è sempre stato così. Gennaio, febbraio bellissimo, poi a marzo il gelo. Mi sembra ovvio. Vi dico subito che la maglia che indosso, qualcuno dirà chi se ne fotte, mi sembra anche un'ottima obiezione, però io lo dico lo stesso, la maglia che indosso è fortemente retro, fortemente âgée, perché l'ha fatta mia nonna Dolly. È un golf fatto da lei per se stessa. Lo scorso anno vi ricordate che mi ha regalato un sacco di camicie, di vestiti e mi ha regalato anche questo golf fatto da lei. Vedete che anche la spalla è un po', cioè non è fuori misura. Non è la mia taglia, guardate il bottone molto anni 90, non lo so, questo credo che l'abbia fatto negli anni 80-90, fatto da lei. L'ho messo perché, ripeto, fa freddo. Questa è pura lana vergine, lavorata dalle sapienti mani della nonna Dolly, per cui io l'ho messa, sono vestita così per stare in casa, ho detto faccio un trucco più o meno riprendendo il colore del golf e va bene così, ok? Perfetto, non volevo strafare cose, voli pindarici, non avevo voglia di cambiarmi perché quando la giornata è così io sono un po' spenta, devo dire la verità. Se avete imparato a conoscermi lo sapete, quando ci sono queste giornate io proprio sono come un fiore appassito, appena arriva il sole invece è. Quindi cerco di tirarmi un po' su, non solo registrando il video, quindi stando in vostra compagnia, ma anche truccandomi, parlando di cose leggere che mi fa sempre molto molto piacere. Allora, come avete letto dal titolo, siamo qui per parlare dei nostri prodotti terminati del periodo. L'ultima volta che ho registrato questo video era circa il 28 di dicembre, pubblicato il 29, per cui sono passati, dico, più di 2 mesi, quindi direi 2 mesi e una decina di giorni, diciamo 70 giorni all'incirca, forse un pelino di meno, di prodotti terminati. Sono tantissimi, per cui il video sarà lungo, lo dico subito, ok? Perché ci sono poi persone che vengono a dire, che palle, che palle. Il video è lungo, lo dico già. Quindi c'è non solo questo, che è un secchiellino, ma c'è un altro sacchetto pieno di roba. Quindi io prevedo che mi cadrà tutto. Mi sono già attrezzata col sacchetto di plastica per la plastica, il sacchetto di carta per la carta, un altro sacchetto di carta. Ok? Io partirei subito perché prevedo che questo video durerà una vita e mezza, per cui cominciamo subito. Cominciamo dai prodotti per la casa, di cui io non sono veramente una grande appassionata. Mi muovo, cioè per gli acquisti mi muovo con le promozioni, con le offerte. Proprio per questa ragione. Qualche tempo fa ho acquistato questi Dash, li ho trovati in una confezione, in una scatola che ne comprendeva 3 e costava 7,99 euro, quindi quanto sarà? Circa 2,50 euro l'uno? No, un pelino di più, 2,65 euro circa l'uno, per cui un prezzo che si può fare. Ne ho ancora un flacone di là che è a metà, lo vedrete poi nel prossimo video. Che cosa dire del Dash? Io lo amo, mi piace come lava, mi piace il profumo che lascia, anche se non so se hanno potenziato il profumo perché a me sembra più profumante del solito. A volte mi viene da dire un filino troppo, perché io amo spruzzarmi il profumo, sono una grande appassionata di fragranze e se il Dash già mi improfuma tantissimo il vestiario, il profumo mi va un po' a cozzare, cioè mi viene anche, come dire, un po'. Mi piace il profumo, ma discreto. Trovo che il Dash ultimamente sia più potenziato, o forse il mio olfatto lo sente più forte. Un pelino meno andava bene lo stesso. Al di là di questo, il mio preferito è il Dash classico, quindi proprio lui. E questi sono flaconi da 1,50 litri, sono circa 20 lavaggi ognuno. Io mi trovo benissimo, che dire?
null'altro da aggiungere, lo sapete, il mio detersivo, stavo dicendo dentifricio, no, è il mio detersivo preferito, però lo compro solo quando è in offerta, ci tengo a dirlo. Andiamo avanti. Poi, terminato questo gel profumante per il WC del marchio DAT 5, comprato da MD Discount. Non so perché lo chiamino MD Discount, visto che i prezzi che ha non sono più da discount. Però purtroppo è il supermercato che io ho più vicino in termini di passi a casa mia, per cui anche se a volte hai prezzi alti, vado lì per comodità. Quando non ho voglia di andare a sbattere fino al Carrefour, fino alla PAM, fino al CRAI, fino all'INPS, vado qui da MD che ce l'ho proprio a uno sputo. Ecco. Questo era 1 litro di prodotto e non era un detergente, ma proprio solo un gel profumante, freschezza oceanica. Molto buono, mi sono trovata bene, faceva il suo. Ora ne ho comprato un altro da Action del marchio Boh, quello che ha l'anatra, non mi ricordo più come si chiama. Andiamo avanti, altro prodotto terminato, ce l'avevo qua, dove cazzarola è finito? Ah, ce l'avevo proprio qua, il Glassex. Detersivo per lavare i vetri, questo qui ha aggiunta di ammoniaca. E mi ci sono trovata molto bene. Qui dice detergente vetri, ma anche multiuso. Lo potreste utilizzare volendo anche come sgrassatore universale. Io mi limito ad usarlo per i vetri. Mi ci trovo bene perché ho comprato il Glassex che è di marca, perché all'epoca l'avevo trovato in promozione. Allo stato attuale, per sostituire questo, ne ho preso uno da Action che non è di marca e l'ho pagato credo 1 euro. Devo ancora provarlo perché questo l'ho terminato di recente. Comunque mi sono trovata bene, non mi sembra che lasci aloni sui vetri. Andiamo avanti. Poi salviette igienizzanti. No, queste qui non sono igienizzanti, ma sono disinfettanti. Vuol dire che hanno il potere di uccidere perlomeno il 99,9% dei batteri, quindi non proprio tutti, ma quasi. Presidio medico Fresh and Clean, costano un casino. Mi sono rotta le palle di comprarle, per cui adesso dovrò cercare qualcosa di alternativo, perché continuano ad alzare il prezzo, anche no. Ecco. Comunque mi ci trovo molto bene, sono molto ben imbevute, sono tramate, veramente funzionali, un prodotto, una garanzia. Peccato per il prezzo. Buone. Non so se è l'unica confezione che troveremo in questo video, può essere che ce ne siano di più. Poi andiamo avanti. Adesso forse arrivano i prodotti per la cura della persona, forse, non è detto. Allora, dischetti del marchio Celia. Questi qui li ho presi da Risparmio Casa, erano 80 pezzi. Devo dire la verità, vorrei dire che li ho usati tutti io, ma no. Di recente Panchi ha sviluppato, cosa che aveva già fatto 5 anni fa, un po' di acne felina. E quindi stiamo curandogliela tutti i giorni da ben 1, 2, quasi 3 mesi e ci siamo quasi, siamo alla risoluzione. I dischetti di cotone mi servono proprio per fare questa tipologia di medicazione sul mento di Panky, che è molto felice di ricevere questa medicazione, tanto che proprio a metà dicembre mi ha mozzicato, questo ci tengo a dirlo, il pollice. Non so se vi siete accorti in qualche video dove non ho lo smalto che ho il livido dentro l'unghia. Avete mai provato i canini, un canino del felino dentro l'unghia? È un'ottima esperienza, vi sveglia, ecco, vi taglia il fiato, però ecco. Al di là di questo, questi dischetti mi sono serviti proprio per fare la medicazione sul mento di Pacchi e mi sono trovata bene perché non li ho utilizzati per il mio viso, ecco, per cui non saprei neanche dirlo, però su Pacchi ci siamo trovati molto bene. Da Risparmio Casa credo che costino 80 centesimi, veramente poco. Andiamo avanti, poi terminato un colluttorio che ho inserito nei flop perché veramente l'ho odiato dal primo sorso fino all'ultimo, non che io l'abbia bevuto, dal primo assaggio, dalla prima degustazione, è il Piumé Delicate, che mi fa ridere che si chiama Delicate perché mi brucia le gengive in una maniera incredibile, a parte che ha un fortissimo odore medicale, proprio di dentista, ok? Ma proprio forte, forte, forte di dentista, disinfettante proprio di dentista. E personalmente non mi piace. Non so se anche a voi succede, io quando vado dal dentista, lei giustamente ha i guanti di lattice, mi sento sempre questo sapore di lattice misto al disinfettante in bocca, una roba che mi fa proprio, mi tedia, mi fa schifo.
anche se disinfettante, per cui fa bene, però mi disgusta. Ecco, questo era molto simile, per cui usato 3 volte, alla quarta ho detto: amore, se lo vuoi usare tu bene, se no io lo butto. Simone l'ha usato, però anche lui mi ha detto: please, don't buy again, non comprarlo di nuovo, per favore. Ecco, che veramente fa cagare. Andiamo avanti. Allora, qui un mix, perché in questo sacchetto io ho messo le cose che fuoriuscivano dal secchiello. Allora, deodoranti terminati, io ne ho terminati una sequela infinita, ma partiamo dal primo, il Malizia Vanilla. Ve l'ho già raccontato nel video dedicato ai Malizia, che se non avete visto vi siete persi una chicca dove ci sono tutti i Malizia, cioè tutti, 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 tranne forse uno, il Touche Gur, perché l'avevo usato prima. Allora, il Malizia Vanilla è buonissimo perché sa di vaniglia e vai, è una vaniglia calda che non ricorda un dolce gourmand, quindi non rimanda a un prodotto, ad un dessert, a un prodotto, un dolce alimentare, ma è proprio una vaniglia quasi speziata, che sa proprio di bacca. È molto calda ed è molto molto piacevole. È sempre stato efficace sotto le mie ascellazze, che io ovviamente vado a spruzzare dopo che le detergo, dopo che le lavo, però a differenza di altri Malizia che ho provato nel corso della mia vita, quando mi muovo non noto che inebria poi più di tanto. Peccato, avrei preferito inebriasse. Molto molto buono. Se vi piace la vaniglia calda ma non spiccatamente alimentare, va benissimo. E questo è alluminio, per cui lo mettiamo da parte. Deodorante terminato da mio marito, comprato da me medesima, questo qui del marchio Comin, si chiama Unison, Men and Women, dovrebbe essere un deodorante unisex, sono 150 ml di prodotto, deodorante profumato, acquistato in un negozio cinese. L'ho pagato poco, quindi circa 1,70 euro, 1,50 euro, e l'ho preso proprio per lui. Avevo capito nella mia mente che questo Unison fosse il taroccone di un profumo famoso di Abercrombie & Fitch, forse Fierce, ma magari sto dicendo una cavolata, non conosco quel marchio di profumi. Quindi non so se c'è la somiglianza. Quello che so è che mio marito mi ha detto che alcune volte, diverse volte, non è stato efficace sotto le ascelle. Cosa vuol dire? Che non copriva bene, che non contrastava e non copriva l'odore di sudore. Per quanto uno si lavi e poi usa il deodorante, però se sta, lui lavora in un ambiente che è veramente caldissimo, spesso non mette neanche la maglia termica, beato lui, io invece sono sempre 3-4 maglie, lavora in un ambiente caldissimo, per cui forse è per quello che non è stato neanche efficace. Boh, non lo so, comunque mi ha detto di non comprarglielo più e io ascolto, quindi non ve lo consiglierei. Altro deodorante terminato da me, il Malizia Animalier. Mi avete detto in molti che era il tarocco, il dupe, la riproduzione, chiamatelo come volete, l'imitazione del profumo di Cartier, La Panthère. Io sinceramente conosco La Panthère perché lo usa Fiorenza, per cui glielo sento spesso. Lo trovo simile, ma non uguale. Simile per certi versi, ma io comunque questo lo trovo un deodorante floreale saponoso. E mi piace questa sua connotazione saponosa, mi rimanda sempre agli odori di una volta, però gli odori quelli piacevoli, non quelli troppo ricchi, opulenti, pellicciosi, no. Buono, anche questo esattamente come il vanilla, purtroppo durante i movimenti della giornata, perché si sa che la persona non sta immobile ma si muove, non l'ho mai sentito sprigionarsi. Peccato perché mi avrebbe fatto molto piacere. Cominciamo con le cose che cadono, vabbè, le recupero dopo. Terminato questo bagno docce al un attimo, bagno doccia singolare maschile, anzi singolare femminile, non capisco più un cazzo in questo video. Cominciamo 13 minuti, non capisce già più niente. Calma. Bagno doccia singolare femminile, doccia, e invece bagno è maschile. Vabbè. All'aloe del marchio Equilibra. Questo era da 1 litro. L'ho comprato a luglio dello scorso anno, avevo i capelli pure corti nel video. Il famoso shopping di bagnoschiuma, quello che gratifica, bene. Devo dire che io e Simone ci siamo trovati benissimo, benissimo, benissimo. È durato una vita, perché nel frattempo lo abbiamo alternato anche ad altri detergenti per il corpo. E ci siamo trovati molto bene. L'ho trovato delicato, efficace, non particolarmente disseccante, una profumazione, come dire, soave, delicata.
leggera, però comunque presente e l'utilizzo quotidiano. Questo è proprio il prodotto da utilizzare tutti i giorni. E ci siamo trovati benissimo. Un litro costa sui 4-5 euro, veramente poco conviene. Se vi piace. Io vorrei recuperare quello che ho fatto cadere prima, ma chissà dov'è. Altro bagnoschiuma terminato, questo lo avete visto in un video piuttosto recente in cui vi raccontavo i prodotti che stavo utilizzando in quel determinato momento, cosa che ora sono diversi. Allora, doccia crema marchio Carrefour della linea Carrefour Soft, si chiama Cream Care Nutrition. Dovrebbe essere, visti i colori e visto anche il nome, un'imitazione del Dove. Nella realtà, per me, a livello olfattivo, non assomiglia al Dove. Ha sempre questa profumazione molto, molto cremosa, molto buona, molto piacevole, ma ha una puntina fruttata e dolce che lo rende comunque diverso dal Dove, per cui buono, mi è piaciuto tanto. Ultra cremoso, quindi una consistenza non liquida e non gnocca, giusta ma tendente un po' al solido. Non so se mi sono spiegata bene, quindi non la perfetta consistenza a metà tra il liquido e il solido, ma più tendente verso il solido. Quindi andava mescolato con un bel po' di acqua. La profumazione mi è piaciuta, non profumava tutto il box doccia, ecco, questo va detto, però devo dire che sulla mia pelle si è comportato molto molto bene. Costa 1,35 euro, 1,40 euro, costa poco, sono 250 ml di prodotto. Ha al suo interno un quarto di crema idratante, qui c'è una goccia di acqua e io mi sono trovata molto bene. In futuro si potrebbe ripetere l'acquisto tranquillamente. E facciamoci entrare anche questo. Poi, terminata una acqua micellare del marchio Garnier, questa qui con aggiunta di vitamina C, Skin Active. Eccola qui. Questa l'avevo comprata al Penny Market. Devo pensare bene quando, sicuramente nel 2023, forse d'estate. Sono 400 ml, l'ho presa al Penny perché ho trovato un prezzo interessante. Mi sembra che l'ho pagata 3,79, quindi buono, concorrenziale. In altri posti tipo DM, Iper Soap, Caddy costa di più. E anche d'acqua e sapone costa di più, forse costa addirittura 1 euro in più. Perché mi piace? Perché mi porta via tutti i tipi di trucco in maniera efficace, non mi crea prurito agli occhi, non mi irrita la pelle, non me la ingrassa, nonostante io chiaramente dopo la lavi, questo l'ho detto molte volte, io non è che qui c'è scritto senza risciacquo, ma non mi sognerei mai di usare un prodotto e lasciarlo poi lì macerare nella pelle insieme ai residui, mai, quindi io lo lavo sempre il viso. In ogni caso, questo è un buon prodotto, mi ci sono trovata molto bene. Allo stato attuale ne sto usando una di L'Oréal, di cui poi vi parlerò. Questo è già quasi pieno. Bene. Poi, terminato un sapone liquido di quelli che si tengono nel lavandino della cucina. Non so se ce lo avete anche voi, io da qualche tempo, ma è da un bel po', sarà da una decina di anni che sul lavandino della cucina, per esempio da mia mamma no, però da 10-11 anni. Da quando convivo con mio marito, quello che è stato il mio fidanzato e poi è diventato mio marito, ho sempre messo il sapone liquido nel lavandino della cucina, perché quando si cucina mi viene comodo lavarmi e sciacquarmi le mani. Questo qui della White Castle l'avevo inserito in un video di Top, perché è veramente un sapone ultra efficace. Mi piace proprio il suo modo di lavare le mani, di togliere qualsiasi tipo di residuo. Qui c'è scritto no odore, lo vedete? Bene, io non uso né aglio, né peperoni, né pesce e né cipolla, per cui la questione dell'odore sinceramente non lo so. Quello che vi posso dire è che lui ha una fragranza leggermente agrumata, molto piacevole, però lava molto bene le mani e si sente che è un sapone differente dal sapone liquido che hai in bagno, perlomeno io lo percepisco differente. Vuoi la fragranza, vuoi la consistenza, non lo so. Era formulato in gel, mezzo litro, mi è durato una vita e mezza e mi ci sono trovata molto molto bene. In futuro si potrebbe ripetere l'acquisto, ma adesso ne ho un paio di scorta, per cui per il momento non ne acquisto. E penso che questo sia quello che decreterà la fine di questo sacchetto. Bene, quindi dovrò mettere tutto qui. Ok. Altro sapone liquido è questo qui del marchio Vidal, alla mandorla e al burro di karité. Mi ci sono trovati, ci siamo, scusatemi, trovati bene. Sono 300 ml di prodotto. Questo, tra l'altro, lo avevo anche inserito nella mia classifica dei saponi liquidi, che se vi va potete andare a spulciare. Mi piace molto la profumazione. A livello di
questo video, papere a fiume. A livello di texture sulla pelle, diverse volte, non tutte, diverse volte mi ha lasciato le mani secche non nel dorso, ma nel palmo della mano. Mi è capitato di avere il palmo della mano secco dopo essermi lavata con questo. Non so come mai. Con gli altri colleghi, cioè quello lì tipo al muschio bianco, quello lì antibatterico, non mi ricordo che mi succedeva. O sono io che ho le mani più secche, però ultimamente le sto incremando in una maniera incredibile, o forse è leggermente più aggressivo, non lo so. La profumazione però mi piace tantissimo. Mi ricorda a livello concettuale, quindi non a livello olfattivo, un po' la linea olio d'argan di Erbolario. A livello concettuale, questa mandorla mi piace, mi piace. Andiamo avanti, quindi reinserisco tutto in questo sacchetto. Detergente intimo, penso che questo sarà il terzo, sarà il primo di tre, perché qui il culo, ripeto, ce lo laviamo molto. Questo qui della Mil Mil, si chiama detergente intimo con estratto di malva Mil Mil, è mezzo litro di prodotto e fa parte di quei prodotti di fascia molto economica, per cui mezzo litro l'ho pagato 1,40 euro. Lo abbiamo comprato da Panorama. Nel 2023, fatto, da Panorama non andiamo mai perché è proprio fuori dalla nostra zona, però ogni tanto quando capitiamo in quel di San Mauro, San Mauro Settimo, non mi viene più in mente, ma sì, credo Settimo, facciamo un giro da Panorama, che devo dire ai prezzi alti, più o meno come la PAM, ma alcune cosine nell'ambito del reparto bagno si salvano, per esempio lui, questo costa, ripeto, 1,40 euro, mezzo litro, ci siamo trovati molto molto bene, va bene anche per un utilizzo 2 o 3 volte al giorno quando una persona ha il ciclo, eccetera, eccetera, perché non è aggressivo, lava molto bene, è davvero eccezionale, non ho proprio alcuna criticità da muovergli. La profumazione ultra leggera, per cui neanche la menziono, un buon prodotto, appunto. Poi, terminato questo shampoo qui del marchio Libera e Bella, qui c'è qualcosa che perde, benissimo. Questo qui sono 300 ml di prodotto e lo avevo acquistato, non mi ricordo quando, forse a novembre o a dicembre, da Ipersop sotto casa perché l'avevo trovato a 79 centesimi e quindi, visto il prezzo, mi sono detta wow, sto cercando uno shampoo lisciante o comunque disciplinante, 79 centesimi, ce la posso fare. Allora, l'effetto lisciante, disciplinante c'è, quindi quando utilizzate questo prodotto, fermo restando che post shampoo dovete utilizzare o una maschera o un balsamo, i capelli risultano disciplinati più che lisciati, cioè non avete l'effetto crespo, non avete l'effetto elettrico e fin qui tutto bene. Devo constatare che però mi ha fatto un po' sforforare nel tempo e questa è una cosa che non nel tempo, proprio dalle prime volte. Non mi è piaciuta, cioè vuol dire che con la mia cute c'è un problema. Mi ha fatto sforforare, cosa vuol dire? Che se con gli altri shampoo non ho i pezzi residui, dopo che utilizzo questo procedo all'asciugatura e mentre mi pettino vedo dei pezzetti. Per cui non va bene. Non lo ricomprerò, certo è che non è detto che la mia esperienza sia universale, magari voi l'avete provato e vi ci siete trovati bene. Io l'ho fatto usare qualche volta anche a Simone perché volevo portarlo a termine perché non ce la facevo più e devo dire che lui si è trovato bene. È formulato in un gel molto leggero trasparente, però che ha una sua consistenza, quindi a contatto con l'acqua si trasforma subito in schiuma, non è gnocco, per cui questa è una cosa buona. Vedete un po' voi. C'è da dire che da Caddi costa 1,30 euro. A confronto con 79 centesimi, vedi come sono differenti, sono 51 centesimi di differenza. Boh, non lo so. Comunque, ripeto, in futuro non lo ricomprerò, ma comunque non lo salvo, non lo salvo. Io ho già 4 capelli, per cui ho bisogno di qualcosa che mi soddisfi. Allora, un attimo che chiudo questo, perché io finito. Ah, ma c'è un po' di spazio. Ok. Minchia, che casino questo video. Un attimo, eh. Eccomi, quindi ho sollevato il secchiellino perché le cose nel sacchetto sono terminate, per cui arriviamo a lui. Altro deodorante appunto terminato da me medesima, questo qui del marchio Evin, si chiama Quartz ed è quello che ha il fiore di mandorlo e il legno di sandalo. Allora, questo io l'ho comprato quest'estate.
L'avevo preso proprio al mare quando siamo andati in Liguria, ad Arenzano, l'ho preso lì e l'ho utilizzato lì. Poi, nel corso dell'inverno mi sono detta: ma magari per andare al mare me ne prendo due o tre piccolini da mettermi nel beauty, e questo qui che è rimasto a metà me lo consumo appunto qui in città, comunque nella routine quotidiana. E devo dire, d'estate, non era molto efficace con il caldo, quindi se io al mattino mi lavavo, me lo spruzzavo, poi andavo in spiaggia, poi tempo alla sera di farsi la doccia, qualche punta di odore, di sudore usciva. D'inverno assolutamente no. E quindi mi devo ricordare che quando lo compro è meglio che io lo compri d'inverno, lo utilizzi d'autunno o d'inverno. Nella stagione è calda, deficita un po' su di me. Comunque la profumazione è molto molto buona, tutti gli Evin mi sono piaciuti. Andiamo avanti, colluttorio Elmex Sensitive, il mio colluttorio della vita preferito, preferitissimo, lo compro sempre. Devo dire la verità, non so se l'ho mai detto, io non lo compro perché ho le gengive sensibili, non ho né gengive né denti sensibili, mai avuti. Lo compro perché mi piace il suo sapore, cioè l'unico colluttorio che ha un sapore gradevole, cioè io me lo berrei. Mi ricorda molto le Cicles quando le mangiavo, le Epident White, che erano le mie preferite, e lui me le ricorda molto. Rinfrescante, però anche dolce, e lascia veramente l'alito fresco piacevolissimo. Ve ne ho già parlato, penso, una camionata di volte. Direi basta. Buonissimo. Allo stato attuale sto usando un Durbans che costa veramente poco ed è molto buono, quindi va bene. Terminato un solvente, questo qui è del marchio Ombia, acquistato da Aldi. Sono 200 ml di prodotto e aveva quel sistema per il quale non dovete fare così, ma dovete schiacciare con il dischetto di cotone o con il batuffolo e il prodotto esce, diciamo, nella dose giusta per rimuovere lo smalto. Mi ci sono trovata bene, non mi ricordo quanto l'ho pagato, 1 euro? Boh, non mi ricordo assolutamente più. Questo era senza acetone, preso da Aldi, ripeto, e mi sono trovata bene, non ho altro da aggiungere. Adesso ne ho comprato uno da tipo mezzo litro da Action, e l'ho pagato niente, anche quello è senza acetone e mi ci trovo bene. Andiamo avanti, non riesco a parlare in questo video. Aiuto. Vabbè. Allora, terminato un altro detergente intimo, ma penso che sia solo il secondo, penso che ce ne siano altri al di sotto, Derigin Fast. Allora, il Derigin che venga messo agli atti, lo dico oggi, non lo dico più, no, credo che lo dirò ancora, è il mio detergente intimo preferito della vita. Bene, specialmente il Fast, e poi ce n'è un altro che mi piace, ma ve lo devo far vedere in un altro video, perché costa poco e ce n'è tanto. Questi sono 500 ml di prodotto e costa sui 4-5 euro. Allora qualcuno dice: ma hai detto la stessa cosa della Mil Mil? Sì, solo che questo è un prodotto che trovate in farmacia, perché il marchio Sella viene venduto in farmacia o in parafarmacia. Cioè io non l'ho mai visto, stavo dicendo, è strano, è difficile che lo troviate, più che strano, in un supermercato. Io il Derigin non l'ho mai visto e di supermercati ne giro veramente a vagonate. Per cui dico, detergente intimo da farmacia, parafarmacia preferito. Ha una profumazione meravigliosa, questo è con camomilla, amamelis, glicerina, vitamina E, eccetera, eccetera. Mi ci trovo veramente da Dio. pH 3.5, non mi ricordo più la storia del pH, me l'avete già spiegata 40 volte. In ogni caso, io ho utilizzato quelle classiche 2-3 volte al giorno, mi trovo molto bene, per cui non posso fare altro che consigliarvelo. Preferisco chiaramente la confezione da 900 ml che vi avevo mostrato l'anno scorso in primavera, perché quella da 900 ml in proporzione costa solo 1 euro in più di questa. Questa mi sembra che la pago 4,90 e quell'altra costa o 6,90, quindi 2 euro in più, o 6 euro. E conviene, sono 900 ml a fronte di 500, per cui insomma. Andiamo avanti, beh, questo io l'ho amato, che l'ho inserito infatti nei favoritissimi della vita. Sapone liquido, senti come l'ho detto, sapone liquido del marchio Nesti Dante, profumazione cipresso. Allora, questo è mezzo litro, l'ho acquistato, ve l'avevo anche detto, in un negozietto che c'è qui, prima di MD, che vende di tutto un po'.
che ne so, vende soprammobili, portafoto, pentole, piatti, non è un negozio cinese, una grossissima sezione di cibo per animali, però non dei marchi da supermercato, proprio cibo per animali. Infatti io mi reco lì più che altro per quello, per comprare, che ne so, la palettina per la lettiera, la lettiera, queste cose qui, però nel frattempo ha anche oggettistica e poi ha tutta la linea Nesti Dante, solo quello ha come beauty. E quindi un giorno che mi sono recata lì a comprare, non mi ricordo che cosa, ho preso anche questo. Buonissimo. Allora, la profumazione di Cipresso io la amo. Mi piace da matti, ma proprio questa della Nesti Dante, io chiederei, quasi quasi gli scrivo una mail, create un profumo per favore, perché è meraviglioso. È sicuramente erbaceo, erbaceo e piantifero, forse anche una punta talcata, però è veramente buono, buono, buono. Sembra veramente di passeggiare un po' in una via cipressata, piena di cipressi. Mi piace un casino. Non ho proprio nulla da dire. Penso sia il mio preferito della Nesti Dante. Eccezionale. Non costa poco, perché sto mezzo litro costerà 6 euro. Nesti Dante non è proprio economica. Andiamo avanti. Cosa ho terminato? Un sacco di roba. Andiamo così. Allora, guanti satinati del Crai, io questi li amo. Anche qui uno dice, vabbè, sono guanti per lavare i piatti, capirai che cosa avranno di speciale. No, questi qua del Crai, proprio questi satinati e anche quelli felpati, perché ce ne sono di due tipi, eccoli, ecco infatti. Guanti satinati e felpati del Crai mi piacciono tantissimo, perché sono gli unici che non mi si rompono mai. E uno dice, ma che potenza hai nelle braccia che ti rompi i guanti per lavare i piatti? Non lo so, però mi si rompono. Non so, saranno le unghie lunghe che io spesso le faccio crescere. No, no, non lo so, comunque si spaccano se li compro di altre marche. Se prendo questi qui del Crai, no. Tra i due forse preferisco i satinati piuttosto che i felpati. Infatti mi sembra che questi costino 1,59 euro, questi 1,29 euro. Non sono proprio economici e sono veramente eccezionali. Io penso che li comprerò sempre lì, ma infatti non è la prima volta che li vedete e li ho già nelle scorte. Perché uno dice, vabbè, li puoi comprare in qualsiasi supermercato, ma con questi del Crai mi ci trovo proprio bene, non voglio cambiare perché temo appunto di non trovarmi così bene. Quindi guanti satinati e felpati del Crai. Quelli felpati sono per terra. Quelli felpati hanno l'interno in cotone, mentre invece quelli satinati l'interno è proprio sempre di lattice. Io tra i due però preferisco i satinati. Oh, dipende dalle preferenze. Andiamo avanti. Ebbè, lo smacchiatore Extra Power Sciogli Macchia di Chantecler. Questo lo uso perché sono una donna e molto spesso asciugamani e biancheria si macchia di sangue. Altre macchie in casa mia non ce ne sono. Vabbè, sugo, però il sugo viene via. Invece il sangue è un po' più ostico, per cui tocca usare uno sciogli macchia, uno smacchiatore. Allo stato attuale, appunto, ne ho un altro. Non credo di avere uno Chantecler. Credo di avere lo smacchio tutto perché costava meno. Comunque mi sono trovata molto, molto bene. Consigliato. L'ho preso perché costava poco. Vero sgrassatore con macchie ostinate. Poi c'è tutto l'elenco su che cosa funziona: vino, sangue, eccetera, eccetera. Terra. Vabbè, io l'ho provato solo su sangue e posso garantire per il sangue. Andiamo avanti. Poi, questo l'ho messo nei flop. Non mi è piaciuto per niente. Detersivo per i piatti svelto fiori di ciliegio. Allora, questo qui lo abbiamo comprato io e Michela, io e mia zia, a ottobre da Ipersop perché ogni tanto, anzi no, ogni tanto, in ogni volantino, cerchiamo di esprimerci bene, ci sono 3-4 prodotti che vi danno dei punti in più, ma tanti punti in più, per cui io questo l'ho preso e mi aveva messo nella tessera tipo 120 punti in più. Non è male. Quindi ne ho preso uno io, uno l'ha preso mia zia, forse mia zia ne ha presi anche due o tre, per poi quando l'abbiamo usato entrambe ci siamo confrontate e mi hanno detto minchia che cagata sto detersivo dei piatti, perché non fa schiuma, ce ne vuole un quintale, quindi tu prendi, lo metti sulla spugna, lavi due cose, poi riprendi, cioè non fa schiuma, svanisce, scivola via, non mi è piaciuto per niente. Certo, carina, bella, è la confezione, ma credo di aver pagato poi alla fine la confezione. La bellezza dei fiori di ciliegio, dei sakura, ma poi il prodotto in sé un po' scadente. Preferisco 100.000 volte il Nelson, il sole, eccetera, eccetera. Lo Scala. Bene. Poi andiamo avanti. Meraviglioso.
Che si fermi un attimo tutto il mondo. Latte doccia meraviglioso, forse il più buono della storia insieme al latte doccia di Aura Mugler, questo Dermacol Rose Flower Shower. Questo è un latte doccia. Cosa vuol dire? Che quando lo fate uscire dal tubo si presenta proprio come latte, leggermente più solido del latte, il latte liquido, questo è un pelino più solido, quindi non vi scivola via. Ed è veramente una coccola, cioè un bagnoschiuma per me magico. Mi ha regalato veramente tutte le docce che ho fatto con lui, purtroppo non tante perché sono solo 200 ml, veramente delle piacevolissime sensazioni rilassanti, calmanti, rasserenanti, una bella schiuma, voluttuosa ma non invadente a livello di profumazione, veramente, veramente buono. Uno dei prodotti di Dermacol che ho amato di più. Più che altro ne avevo solo tre, eh. Adesso vi faccio vedere anche l'altro così ne parliamo. Avevo il latte doccia che ho trovato formidabile, quindi voto 10. In futuro lo devo assolutamente ricomprare, lo devo riavere. Eccolo. Se vi piace la rosa, una rosa delicata e veritiera, non particolarmente polverosa, no, no, veramente buono. Una rosa delicata, veritiera, e se vi piace soprattutto la consistenza del latte sotto la doccia, ve lo consiglio, no, ve lo straconsiglio. Cremina mani, sempre dello stesso marchio. Quindi, Dermacol Rose Flower Care. Questa era proprio una crema mani. Erano 30 ml di prodotto. L'abbiamo usata io e Simone, ma l'ho usata più io, effettivamente, non perché fosse alla rosa, ma perché Simone forse ha le mani leggermente meno screpolate di me, quindi la usa di meno. Molto molto buona, l'ho trovata riparativa, l'ho trovata protettiva, mi faceva un bel film sulla mano che messa la sera, il giorno dopo, forniva un buon, come dire, apporto riparativo. Buona, mi è piaciuta tanto, ovviamente il latte doccia molto di più. Lo so, mi rendo conto che sono due prodotti diversi e per dire che in tutta la gamma tra profumo, latte doccia e crema mani mi sono trovata bene con latte doccia in primis. Crema mani in secundis e in tertis purtroppo l'eau de parfum che non era eau de parfum, ma ve ne parlerò poi. Altre salviette igienizzanti, queste qui secondo me sono antibatteriche. Aspetto che mi correggiate, ditemi voi, perché c'è la clorexidina. A casa mia la clorexidina è un antibatterico, quindi dovrebbero essere antibatteriche. Infatti c'è scritto niente, non c'è scritto presidio medico. Quindi saranno igienizzanti, non lo so. Vabbè, queste qui sono del marchio Hydrofill, si chiamano Germal Wipes, sono 20 pezzi, ci siamo trovati molto bene. Credo di averle comprate così a prima vista da Action e di averle pagate molto poco, però non ne ho la certezza. Però se c'è la clorexidina, un po' di antibatterico ce l'hanno. Vabbè, io avrei scritto antibatteriche. Beh. Andiamo avanti, quindi non disinfettanti ma antibatteriche. Però la clorexidina è un disinfettante, non lo so, il caos. Vado ad accendere la luce. Ho dovuto per forza accendere la luce perché non si vede niente. Che giornata di merda. Vabbè, proseguiamo. Deodorante Neutro Roberts fresco con tè verde e lime. Questo lo avevo comprato io per Simone perché io con i Neutro Roberts purtroppo nell'ultimissimo periodo, una volta mi piacevano e funzionavano, nell'ultimissimo periodo non mi ci trovo bene. Non lo so, sono meno efficaci dei Malizia, dei Breeze, di tutti gli altri, degli Evin, per cui non li compro più per me. Mentre invece mio marito mi ha detto comprami pure tutta la gamma, perché lui sa che a me piace acquistare questa tipologia di prodotti, mentre a lui non ne frega proprio niente. Mi ha detto se e quando prendimi Neutro Roberts, che sono i miei preferiti, quindi credo che glieli prenderò. Neutro Roberts fresco, tè verde, lime, si è trovato molto molto bene. Non si sente quasi niente. Senti come piove, ma lo sentite? Boh. Sì. Sì. Ho comprato il sapone liquido dei Puffi da Action e ogni volta che voi schiacciate il dispenser oppure lo sfiorate, parte la sigla dei Puffi. E dopo questo io, signori, me ne vado perché l'ho trovata un'idea veramente meravigliosa. Portate pazienza, non lo so, sono 38 anni, magari dimostrati 3, va benissimo, ma i Puffi, cioè i Puffi io li amo.
Allora, a livello di profumazione, allora, questo era un gel azzurro trasparente, quindi una consistenza molto molto leggera. A livello di profumazione era a metà tra il mega fruttato e la Big Bubble alla fragola, quindi molto artificiale, comunque piacevole. E ogni volta che appunto pushavate o lo sfioravate o passavate anche di fronte, dipende, partiva la sigla dei puffi. Ovviamente questo dispenser non lo butterò mai. Ok, no, non parte. Andiamo avanti. Che cosa ho terminato? Altre salviette sempre queste sono salviette per tutti i tipi di superficie e sono detergenti, quindi non c'è alcun tipo di igienizzante, antibatterico, niente. Salviette detergenti prese al Carrefour in quella sezione che non so se c'è in tutti i Carrefour, in quello dove vado io, sì, c'è una sezione dove ci sono tutti i prodotti a 1 euro, 2 euro. Queste pagate 1,29 euro ed erano al limone. Il marchio sarebbe bello vederlo. Non so dove cazzarola sia. Non c'è scritto. Non c'è scritto il marchio. Comunque si chiamano Special Multi Usage Nettoyant e Font de Briller and Instant. Vabbè, erano 30 salviette e ci siamo trovati molto bene. Per fare delle pulizie superficialissime. Bene, ci siamo capiti. Abbassiamoci un po'. Altre salviette terminate, queste qui per i mobili in legno. Marchio Pica Italia. Non mi ricordo dove le ho prese, probabilmente anche queste da Panorama, un bel po' di tempo fa. Sono 20 salviette e anche con queste ci siamo trovati molto bene. Non ho alcuna critica da muovere. Se non sbaglio, queste costano 1 euro. Per cui, bene, andiamo avanti, il video sarà lunghissimo. Allora, terminato uno spray igienizzante, questo qui del marchio Bio X Care. Lo trovate non solo da Acquasapone, ma anche al discount Aldi. C'è di due tipi, questo è quello extra profumato, vedete che c'è scritto extra profumo, pink and chic. Cioè, con questo voi vi igienizzate le mani, ma è come se vi metteste un profumo, perché ha un profumo fortissimo. Ma forte, 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 cioè sembra un profumo, non è un igienizzante, cioè igienizza, disinfetta, anzi no, igienizza, deterge bene le mani, ma vi lascia un profumo incredibile. Cioè il vostro profumo è niente a confronto di questo igienizzante, vedete voi. Costa più di 1 euro, 1,50 euro, forse 1,40 euro, molto buono, però c'è anche senza profumo, eh. Che forse lo preferisco perché da appassionata di profumi preferisco spruzzarmi il mio di profumo. Madonna, con questa luce che cesso che sono, ma va benissimo. È giusto mostrarsi così come si è. Altro detergente intimo della Minmil, 1,40 euro, mezzo litro di prodotto, super efficace. Poi, allora. Terminato un altro shampoo, questo era L'Oreal Elvive Olio Straordinario di Cocco, shampoo nutrizione alta leggerezza. Un prodotto che mi ha stupito sin dal primissimo utilizzo, perché nonostante sia formulato con olio di cocco, nella mia cute bella grassa ha fatto un ottimo effetto. Che cosa vuol dire? Che mi andava a detergere molto bene la cute e di conseguenza i capelli e me li manteneva puliti per 48 ore. Nel frattempo rimanevano anche lucidi, quindi lucenti, non lucidi di unto, ma lucenti, quindi brillanti, illuminati, e aveva un buon effetto sulla capigliatura. Per cui mi è piaciuto tanto, in futuro potrei ricomprarlo se non avessi la fissa di cambiare sempre. Ecco, quando poi mi stuferò di cambiare, tornerò di nuovo all'Elvive, olio straordinario di cocco. Di questa linea qui con l'olio straordinario ne esistono 56 tipi. Esiste l'olio straordinario normale, esiste quello di Amla, esiste quello di Jojoba, esiste quello di... Ne esistono 45 tipi, ce n'è tantissimi. Vedete un po' voi quello che vi sembra più adeguato alla vostra cute e alla vostra capigliatura. Questo è formulato per capelli da normali a secchi, ma vi dirò che io, avendo i capelli grassi, mi ci sono trovata da Dio. 285 ml di prodotto. Il prezzo oscilla tra i 2,50 euro e i 3,80 euro, anche 80, l'ho visto anche fino a 4 euro, in alcuni supermercati dove sono impazziti, costa parecchio. Poi, altro prodotto per i capelli, così magari concludiamo, anche se ce ne sono diversi, è questa maschera che è senza tappo, sarà meglio che lo metto.
Questa maschera qui della BioPoint della linea Extreme Repair, quindi maschera ricostruzione profonda per capelli danneggiati o molto danneggiati. Io questa l'avevo trovata su un giornale insieme al suo shampoo. Lo shampoo, bah, la maschera eccezionale, al di là che vi lascia sui capelli un profumo di albicocca che tutti i movimenti che fate vi arriva questo profumo di BioPoint all'albicocca che eccezionale, ma ha un buonissimo effetto sui capelli, quindi districa, ammorbidisce, setifica, anche questo illumina non tantissimo, però un discreto potere illuminante ce l'ha ed è veramente molto buona. Va bene anche per i capelli colorati, forse soprattutto per i capelli colorati e decolorati. Buonissima, vi consiglio i prodotti BioPoint, o meglio, io con i BioPoint mi sono sempre trovata bene. Con questo linea Extreme Repair, linea solare, linea SPDR. Volevo provare quella effetto laminazione, ma adesso ho già delle cose di scorta, però in futuro mi piacerebbe. Poi, utilizzata questa maschera per le mani comprata da Action a gennaio del 2023, vi avevo forse fatto anche il video haul, pensate un po'. L'ho usata forse a gennaio. Mi ci sono trovata non proprio bene perché sono dei guanti enormi e io ho la mano piccola. Io ho una mano che misura a livello di guanti per lavare i piatti 6-6,5. Questi erano dei guanti da forno, bene, enormi, con circa 35 ml in ogni guanto di crema, quindi una roba untuosa. Poi avevano anche una chiusura. Io ho il polso piccolo, la chiusura dovevo fare 8 giri. Insomma, ho fatto uno sbrodolamento quando li ho usati che mi sono detta, ma forse è meglio mettersi la crema a mani e i guanti e andare a dormire, perché questi proprio non. No. E sai cosa? È un bel prodotto se tu devi fare un regalo di Natale, un'idea regalo. Tra le tante cose ci ficchi in mezzo anche un prodotto di questo genere, bello, una bella confezione, può ritornare utile a qualcuno e ok. Però poi a livello di prestazioni e di comodità, di praticità, no, deficita. Andiamo sempre avanti, terminato questo collirio del marchio Eumil Allergy. Io non ho alcuna allergia, su questo ci tengo a ribadire, a chiarire, non ho allergia oculare, nessun tipo di allergia, però capita qualche volta che dopo lo struccaggio mi prudano un pelino gli occhi e quindi vado a mettere un po' di collirio. Sarebbe l'ideale, giunti a una certa età, sempre secondo gli oculisti, è quello che ha detto a me l'oculista, mettere almeno una volta al giorno, indipendentemente dal fatto che tu sia uomo o donna, che ti trucchi o meno, un po' di collirio con acido ialuronico, quindi non un collirio medicato, ecco, esattamente come questo non è medicato, questo ha acido ialuronico, liposomi e estratto di perilla, che deve essere una pianta, ecco. Perilla? Sì, perilla. Mi sono trovata molto bene, questa è carta. Costa però parecchio, costa forse 15 euro. Carissimo, andiamo avanti. Terminate un po' di saponette. Vorrei trovarle tutte, ma è impossibile perché devo scavare come una forsennata. Vabbè, partiamo da queste due. Allora, queste due, ho amato tutte le saponette. Allora, ho usato quella lì della Elan al panettone, che devo trovare l'incarto, e l'ho amata perché è stata iper efficace non solo per la detersione delle mani, ma è iper efficace per la detersione del viso, soprattutto su un viso come il mio, che è un po' problematico, nel senso che c'è un po' di acne, un po' di pelle secca, un po' di rughe, fantastica. Stesso medesimo discorso con questa saponetta qui al mughetto del marchio Florinda. Allora, quella al panettone me l'aveva mandata Teresa. Ciao Teresa! Questa del marchio Florinda me l'ha mandata Denise. Ciao Denise! Eccezionale. Questa, a differenza di quella al panettone, quella al panettone faceva una bella schiuma profumata di panettone. Questa faceva una schiuma più delicata. Sembrava anche questa una schiuma un po' lattea. E quindi mi è piaciuta tantissimo. L'ho usata sia per il viso che per le mani. Molto molto buona. Profumazione di mughetto delicata, non iper invadente. Molto molto buona, mi è piaciuta tanto, marchio Florinda, top. Poi andiamo avanti. Questa qui invece me l'ha regalata il nostro amico Francesco, che vive a Parigi e ha la fidanzata Grignan. Sto raccontando i cazzi di Francesco. Ciao Francesco, spero che tu non ti incazzi. Ha la fidanzata Grignan, quindi quando lui va a Grignan capita di andare anche allo spaccio della Durance.
Senti come l'ho detto con la R pizzicata, che la detesto, della Durance o Durance, e mi ha portato questa che è la saponetta, mi ha portato anche la crema per le mani. Allora, la saponetta era al papavero ed è magnifica. Allora, la profumazione è un qualcosa di paradisiaco, cioè papavero però molto fresca. Mi ricorda, attenzione, a livello sempre concettuale, quindi non olfattivo, cioè non è uguale a livello olfattivo, però come concetto mi ricorda un po' il profumo di The Library of Fragrance al giacinto, che l'avevo usato un paio di anni fa, forse nel 2021, quindi 3 anni fa. Hyacinth si chiama, buonissimo, un floreale fresco, molto primaverile, e questa mi ricorda un po', è sulla via, un floreale molto fresco. Anche questo stesso discorso la uso per le mani e la uso anche per il visus, che poi visus vuol dire vista, non vuol dire viso. La trovo buona, la trovo efficace, per cui ottima. Ma poi la profumazione è un qualcosa di... mi piace. Stesso medesimo discorso, cioè mi sono trovata benissimo con la crema per le mani sempre della Durance alla lavanda. Io non amo, a livello appunto di odore, lavanda, la lavanda. Non mi fa impazzire, devo dire la verità, preferisco altre profumazioni. Anche perché questa è forte, eh? Molto molto veritiera, molto realistica, sembra di avere un campo di lavanda sotto il naso, un mazzo di lavanda più che un campo. Molto buona, anche a livello di riparazione della pelle e delle mani, era molto efficace, mi ci sono trovata molto bene. Erano, aspetta che guardo, 30 ml di prodotto. Buona. Ecco, tra questa qui e quella lì alla rosa non saprei scegliere perché entrambe si sono rivelate essere efficienti. Per cui, buono, buono. Altre salviette, queste pare che siano sempre igienizzanti. Queste le ho prese da Action, ne sono sicura. Mi ci sono trovata bene, vanno bene per detergere le mani quando siete in giro. Mi ci sono trovata bene. Qui, vedi che c'è scritto sia... per andare in bagno, sia in macchina, in aereo, in pullman, per fare il picnic, vanno bene per tutto, però sono igienizzanti, quindi non hanno l'antibatterico, non sono disinfettanti, ecco. Poi questi dischetti invece li ho finiti io, non li ha finiti Panky. Questi qui sono del marchio Ombia e li avevo presi da Aldi, perché Aldi ha proprio, non so se il marchio interno di Aldi è proprio Ombia. Mi sono trovata abbastanza bene, non sono i miei dischetti preferiti della vita. Però mi sono trovata abbastanza bene. Ecco, tutto lì. Poi non so, forse con i dischetti non è che io abbia queste grandi pretese. L'importante è che non si sfaldino e che non mi lasciano i peletti, non mi lasciano i peletti sul viso e negli occhi. Ecco. Andiamo avanti. Salviette struccanti, forse 2 pacchetti? Boh, ne trovo solo un pacchetto solo. Queste qui comprate da Action Sensitive. Allora. Il mio metodo di struccaggio preferito è sicuramente quello con acqua micellare. La salvietta struccante io la compro sempre e comunque un pacchetto da avere in casa perché capita a volte, mi è capitato, di struccarmi, no, struccarmi, ho sbagliato, di truccarmi in fretta e furia 5 minuti prima di uscire di casa e quindi di mettere correttore cipria, blush oppure quella terra dorata che ho della Sien e basta. Facendo questi tre piccolissimi passaggi, alla sera non vado a usare l'acqua micellare, ma mi avvalgo di una barra due salviette struccanti e poi mi detergo il viso. Quindi se sono truccata poco, mi spiace usare l'acqua micellare, la preferisco quando ho ombretto, matita, correttore, matita per sopracciglia, rossetto, terra, ecco. Quando ho poco in faccia, preferisco una salvietta struccante. Queste qui costano 69 centesimi, ce n'è 25 dentro, sono piccoline, non sono particolarmente tramate, vi dirò, non sono neanche particolarmente morbide. Però ho visto comunque di peggio, eh. Per esempio quelle che ho comprato adesso e che ho aperto qualche giorno fa non mi stanno piacendo, credo che le inserirò in un video flop, poi vi racconto perché. Comunque queste tutto sommato si salvano. Andiamo avanti, terminati altri dischetti di cotone, questi qui erano già aperti però da dicembre, questi qui sono del Crai e credo che siano i miei, tra l'altro ce n'è uno dentro, che culo, ecco vedi, sono i miei preferiti, mica non l'avevo neanche visto.
Questi qui del Krai ce ne sono 70 dentro e se non sbaglio costano 1,20 euro, 1,25 euro e hanno il giusto spessore, la giusta morbidezza e sono orlati. Questo qua me lo tengo perché lo uso poi dopo per struccarmi. Mi piacciono molto. È ovvio che se non vado al Krai compro altro, però questi qui del Krai mi piacciono tanto tanto. Poi andiamo avanti, terminato un filo interdentale, anche in questo video non riesco a parlare. Porca puzzola! Qualcuno non sa, ma lo rivelo in questo video, che io quando riguardo i miei video, almeno una volta li riguardo per vedere se sono riuscita a esprimere i concetti, mi correggo tutti i verbi che sbaglio, perché poi quando rivedo il video mi vengono in mente. Mi incazzo per le papere, cioè è una tragedia, è così. Stavo dicendo, terminato questo filo interdentale del marchio Dentalux, comprato in bipacco al Lidl, non mi piace per niente. Non lo trovo particolarmente piatto e io lo preferisco piatto. Non lo trovo neanche particolarmente resistente perché a volte è capitato a mio marito che si rompesse. Ora, non è che lui ha i denti di uno squalo, un po' sì, un po' ha i denti di squalo, infatti io amo il suo sorriso. Però capita che si rompa. Con i fili interdentali che ho usato in passato, anche di altre marche molto minori, no, non è mai capitato. Ho preferito quello lì del Gigante, quello di Persop, questi qui non mi sono piaciuti. Purtroppo era in bipacco, per cui quello che è in uso adesso è sempre lui, un altro Dentalux. Non mi è piaciuto. Poi un altro pacchetto di guanti felpati del Krai. Si vede che mi piacciono? Sì. Poi Cerotti Clear Up Strip, ma non della Nivea, quindi tarocchi, questi qui al carbone del marchio Alvira. Questi li compro, li trovo da Action e li pago 99 centesimi. Ce ne sono 6 dentro, quindi ce ne sono 6 e costano niente perché costeranno 1 euro. Vi devo dire, tolgono dal naso, ma non sono efficaci come i Nivea. Questo che venga scritto nella pietra, cioè il Clear Up Strip ci sarà un motivo se esistono da 30 anni, 20 anni sicuri, ma secondo me anche di più, perché portano via veramente tutto quello che avete sul naso. Questi qui portano via perché vedete, ma non tutto, e quindi a questo punto il gioco non vale la candela, meglio spendere un po' di più e fare un'ottima pulizia del naso. Carta, mi stavo sbagliando. Poi altro Elmex Sensitive, idem come prima. Poi butto via qualche smalto, mizza che vado a trovare. Allora, aspetta che faccio vedere l'incarto della saponetta fragranza panettone di Elan. Meravigliosa carta. Allora, butto via qualche smalto, nella fattispecie due, ma forse anche tre, perché si sono completamente seccati. Uno è secco e l'altro è colla. Quello secco è questo Wycon stupendo, che è un rosso metallico che io uso tutti i Natali, ma mi è capitato di utilizzarlo d'estate anche sui piedi perché fa un bel effetto al piedino, molto molto carino, il piedino sandalato. Ne è rimasto meno di 1 centimetro, ma è quasi secco, per carità. Ho provato a metterlo, mi è venuto un nervoso, ho detto no, questo deve essere buttato. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, vi dico soltanto il numero, se per caso avessi gli occhiali non sarebbe forse 116. Un attimo. Vedi che sto invecchiando? Sì, numero 116, no. 116 o 118? Non riesco a vederlo perché c'è uno sbuffo di smalto proprio dove c'è il numero. Non lo so, o 116 o 118, comunque molto molto bello il colore. Altro smalto che vado a buttare è questo qui del marchio Trend It Up, che si chiama appunto Build Up. Marchio interno del DM, pagato 1 euro, un colore meraviglioso, questo rosa lattiginoso, ma come vedete appunto è diventato colla. Questo l'avevo inserito nei flop ad aprile-maggio dello scorso anno perché rinforza molto molto bene le unghie, fa una bella fodera nell'unghia lunga, fa una bella fodera di questo rosa lattiginoso e non si rompe mai l'unghia, diventa molto forte e diventa anche bella ed elegante. L'ho pagato 1 euro e infatti meno di un anno dopo è diventato colla, per cui lo butto.
Peccato perché era un signor smalto. Andiamo avanti. Altro deodorante, questo Evin della linea. Questo qui, Rubin, alla pesca bianca e legno di rosa. Mi è piaciuto tantissimo. Ve l'ho detto, a me gli Evin piacciono, però devo usarli in questa stagione qui, nella stagione fredda, perché in quella calda non arrivano a tal punto da come dire, scoraggiare qualsiasi tipo di odore di sudore. Per cui molto molto buono. Questo forse è un pelino più fresco dell'altro. L'altro rimane forse un po' più cipriato, quello lì di prima, il quartz. Invece questo rimane un po' più dolce e fruttato. Buono, comunque mi è piaciuto. Andiamo avanti. Allora, ci sono ancora un sacco di roba. Ci sono due dentifrici. Allora, questo qua l'ho odiato terribilmente. Pasta del Capitano, formato maxi da 100 ml. E l'ho odiato. Mamma mia, questo qui anti-tartaro, l'ho odiato perché secondo me è uno di quei dentifrici che non sanno di niente. È una pasta dentifricia, non è un gel verde, rinfresca poco, praticamente mi è rimasta proprio indifferente, rinfresca poco, non ha un sapore che mi fa dire wow, ok, non mi è piaciuto. Poi per di più mio marito mi ha detto, guarda, adesso comincio ad usarne uno specifico e quindi me l'ha mollato a me, me li sono dovuti finire tutti io questi 100 ml. Una rottura di cazzo infinita. Non mi è piaciuto, l'ho trovato proprio un dentifricio che non mi piace. Della pasta del Capitano costa un cacchio, formato maxi, preferisco quello carbon black. Quello è davvero rinfrescante, davvero utile. Questo no. Altro dentifricio, questo... Anche questo potrebbe sembrare un po' inutile, però era comunque più piacevole di quello. Dentifricio del Crai, questo invece erano 75 ml di prodotto, una pasta dentifricia bianca molto semplice, leggermente mentolata, però più piacevole di quella lì, della pasta del Capitano. Protezione totale, mi sono trovata bene, però non è il mio dentifricio preferito. Questi qui del Crai costano 1,25 euro, una volta costavano 99 centesimi. Pian piano, a suon di 26 centesimi all'anno, aumentano. Poi ho terminato questo bagno doccia linfa d'acero della Nature's, mi sono trovata benissimo, mi ricordo che la profumazione era veramente eccezionale. Un po' fruttata, ma anche un po', cos'è che aveva questo? Zucchero di canna e linfa d'acero, quindi altro che fruttata, bella dolce. Dolce e calda, forse c'è anche una punta orientale, molto molto buono. Questo mi ha fatto aromaterapia sotto la doccia, mi è piaciuto molto. Ecco, poi andiamo avanti. Terminato un sapone liquido che ho amato terribilmente anche lui. Questo qui, Twisted Peppermint del marchio Bath & Body Works. Me l'aveva mandato Serena per il mio compleanno. Ciao Serena, ti mando un bacio. Ed è meraviglioso perché è un sapone liquido. Sempre formulato in gel trasparente, ma che ha il profumo degli ombrellini mentolati di Natale. Una roba fantasmagorica, cioè non è quella menta forte, quell'eucalipto che ti sconquassa le narici, ma è una menta dolce che mi ricorda proprio le caramelle alla menta. Proprio l'ombrellino, l'avete mai mangiato? Io non sono amante delle caramelle, sono più un maiale nel senso che amo il cioccolato. Gli snack, ma le caramelle non mi fanno impazzire. Una volta nella vita, però, l'ombrellino l'ho mangiato e ho sentito il suo profumo, è uguale, buonissimo, buonissimo. Serena mi ha mandato anche il bagno schiuma che poi metterò in uso. Terminato appunto un altro bagno schiuma, questo qui piccolino di Erbolario Rabarbaro. Questo l'abbiamo usato sia io che Simone per il lavaggio a pezzi al mattino. Sono 50 ml di prodotto. Sotto la doccia abbiamo usato i formati grandi. Questo qui al mattino per lavarsi appunto le ascelle, piedi, collo, eccetera, eccetera, eccetera. Molto, molto buono. Il Rabarbaro è una delle profumazioni che mi piace di più di Erbolario. Diciamo che il bagno schiuma è leggermente differente dal profumo perché qui la componente erbacea la trovo più forte, mentre invece forse nel profumo c'è anche una componente leggermente più agrumata, un principio di limonoso, di frizzantezza. Invece qui è più erbaceo, comunque molto 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 buono. Mi piace assai assai.
Crema mani fragranza panettone mandata sempre dalla mia amica Teresa insieme al sapone, meravigliosa. Questa l'ho anche inserita nei top perché non solo appunto riparava bene le mani, quindi tra l'altro mi sono macchiata, non ho capito bene di cosa, non solo riparava bene le mani, ma lasciava questa profumazione di impasto di panettone crudo che veramente ti veniva voglia di prenderti le mani a morsi, cioè di mangiarti le mani, però non nel senso in negativo, te magni le mani. Te magni le mani perché hanno questo odore di candito, uvetta e di impasto di panettone, buonissima. Che ve lo dico a fare? Ecco appunto. Poi è ancora pieno, è il cestino, è ancora pieno di roba, me ne rendo conto. Andiamo avanti. Allora, terminata un'altra crema, ma altre due creme mani, scusate. Allora, aspetta che lo sposto. Due? Sì, due creme mani. Allora, questa qui del marchio Air Fresh Gold con olio di mandorle dolci erano 30 ml di prodotto. L'ho presa in un negozio cinese che è aperto di recente qui vicino a casa mia e le vendeva a 79 centesimi. E io mi ero detta, ne compro un po' e poi le metto nei vari sacchettini per i regali di Natale, uno alle mie zie, uno a mia suocera, uno a Fiorenza, alla nonna Dolly. Però ho detto prima la provo io. Meno male che non l'ho regalata perché non mi è piaciuta per niente. L'ho trovata una crema mani abbastanza inutile, non particolarmente idratante, non particolarmente riparativa, ma anche la funzione protettiva che uno dice: vabbè, faccio prevenzione e metto la crema mani. L'ho trovata un po' insulsa. Quindi va bene 79 centesimi, però, cioè, è quasi come non mettersi niente, più o meno siamo lì. Altra crema mani che invece mi è piaciuta molto tanto da tagliarla, infatti non riesco, ecco, vedete? È questa qui del marchio Pharmaderbe che si chiama Film End, formulata con un agente filmizzante, cioè più o meno mi viene da dire, l'azienda dice che c'è un agente filmizzante. Io questo agente filmizzante nelle mie mani non l'ho mai avvertito, nel senso che non ho mai sentito una patina protettiva che poi quando andavo a lavarmi le mani mi proteggeva. Però l'ho trovata molto, 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 come dire, riparativa, cioè quindi con le mani piene di ragadi, ora non ce le ho più, ma a fine anno ero piena di ragadi sulle nocche, ma forse anche a gennaio, ora non ce le ho più, però ero piena piena e con questa le ragadi mi passavano al bacio. Costa sui 6 euro e la trovate in farmacia. Pharmaderbe è un marchio che si trova o in farmacia o in erboristeria, attenzione. Terminato il mio detergente preferito della storia, più che altro questo è un gel detergente viso che negli anni, è una decina di anni che più o meno, decina forse no, sarà 8 anni che più o meno lo compro, come dire, a periodi alterni, perché quando ho delle problematiche sul viso importanti, e non parlo di acne, ma parlo di secchezza e screpolatura, come dire, aridità, mi mette a posto e mi mette a posto pur lavando, che uno dice: ma cioè, al posto di usare una crema ti lavi e ti mette a posto? Sì, a me questo prodotto mi fa l'effetto che mi mette a posto il viso e me lo ha fatto lo scorso anno perché ve l'ho detto che a fine ottobre avevo un po' abusato di quei detergenti purificanti e mi stavano cadendo un po' le guance a pezzi, ok? Per cui oltre a mettere un pelino di crema idratante mi sono comprata questo detergente. E meno male che esiste ancora, dovrei andare a comprarne almeno ancora uno da tenerlo lì di scorta per le emergenze. Il marchio è Irsan, che non so se vedete perché giallo su bianco è difficile, e la linea è Hydralia, si chiama gel detergente addolcente per tutti i tipi di pelle. Questo ha le acque termali e gli acidi organici della frutta e dell'avena. È veramente un prodotto speciale perché fa pochissima schiuma, ne basta veramente una lacrima, un mignolo, quindi ecco, proprio la falangina di un mignolo, falange, falangina, falangetta, forse la falangetta di un mignolo, e ripeto, fa poca schiuma, vi deterge bene, porta via quello che deve portare via, ma lascia comunque il film idrolipidico della pelle giusto, quindi non porta via tutto, ti lascia comunque l'acqua necessaria a farti sopravvivere la pelle del viso, ecco.
Costa sui 10 euro, sono 150 ml di prodotto. Ripeto, dovrei andare a comprarmene un tubetto da tenermi lì di scorta. E invece io vado sempre poi in emergenza, non dovrei, dovrei comprarmelo e tenerlo lì. Quando poi mi serve, attingo dalla scorta. E invece non lo faccio. Altro prodotto terminato, lo avete visto in un video molto di recente in cui parlavo di detersione viso e confrontavo i detergenti per il viso che ho in uso. È questo latte detergente del marchio Nature's della linea Acque Unicellulari. Di questa linea qui io ho usato anche la crema per il viso in campioncino e mi sono trovata molto bene. Questo promette pulizia e tonificazione. Sulla tonificazione sinceramente non lo so, ma sulla pulizia sì, mi andava a rimuovere tutto il trucco perché io l'ho usato come struccaggio, come metodo di struccaggio. Come trucco mi rimuoveva tutto, non mi lasciava neanche l'occhio particolarmente appannato, nonostante sia un latte, e mi sono trovata molto bene. Erano 50 ml di prodotto, per cui quanto mi è durato? 2 settimane e mezzo, saranno 20 giorni. Buono, mi sono trovata bene. Non lo ricomprerò perché il latte detergente non è il mio metodo, l'ho già detto un milione di volte, però è un buon prodotto, per cui usarlo non mi ha dato fastidio, ecco, è stato un piacere. Poi, deodorante, mineral deodorant della marca Optima per i piedi. Non l'ho comprato io, questo mi è stato mandato come omaggio quando avevo acquistato a ottobre il profumo Seguimi nel proibito di Domus Olea. Ve lo ricordate? Quando ho acquistato quel profumo lì, ho comprato anche il cofanetto di Eterea. I quattro profumi che poi vi ho recensito, la proprietaria, perché c'è stato un disguido tra pagamenti, consegne, eccetera, eccetera, mi ha mandato questo omaggio, deodorante per i piedi. Ma questo qui non è nient'altro che, avete presente l'allume di potassio che molta gente usa sotto le ascelle? Ecco, questo è l'allume di potassio liquido da spruzzare sui piedi. Non l'ho usato io perché sinceramente io preferisco il profumo. Gliel'ho dato a mio marito e lui l'ha utilizzato. L'ha utilizzato anche lui, come dire, un po' per inerzia, perché anche lui preferisce usare il profumo, sì, il profumo, acque profumate per i piedi, ma in ogni caso l'ha usato e l'ha portato a termine. Buono, faceva il suo, però ecco, preferisco un profumo. Io preferisco il profumo. Altro smalto che vado a buttare, vedi che mi ricordavo giusto, anche questo è diventato colla. Marchio Douglas, numero, ciao, buonanotte. Minchia, oggi non c'è luce, non vedo niente, faccio le papere. Allora, numero 6, Take Me to Church, che è la canzone di Ozier, tra l'altro. Allora, questo è un bellissimo colore bordeaux, bellissimo. Era una vera e propria vernice, cioè questo è in gel, si chiama Stay and Care e dura 7 giorni ed è vero, non è uno smalto, è una vernice per le unghie. Quando lo mettevo durava tantissimo, il problema è che è diventato colla. Questo qui ne basta una passata e avete un colore pieno, per cui è un ottimo prodotto. L'avevo trovato nel calendario dell'avvento nel 2019, cioè 5 anni fa. Ci sta anche che dopo 5 anni si sia ridotto in colla. Erano 10 ml, bello, però posso dirvi che sui piedi preferisco questo, sulle mani questo, sui piedi questo rosso qua, più brillante. Mi spiace buttare gli smalti, ma quando è, è. Allora, terminato un burro cacao, sì, questo qui della Chupa Chups al melone bianco. Allora, profumazione di melone bianco estremamente vera. Vera, pensa che sa anche un po' di cetriolo, quindi ci siamo, sempre della linea delle cucurbitacee, se non sbaglio. Non vorrei dire una stronzata, correggetemi. Profumazione meravigliosa e burro cacao altrettanto buono, funzione protettiva, quindi un burro cacao dove, che succede? Che succede? Un burro cacao che dove lo metti sta, succede? Non c'entra un cazzo. Molto molto buono, ne ho diversi. Simone sta usando quello all'ananas e se non sbaglio io ne ho ancora uno di scorta alla fragola, non mi ricordo più. Però al momento ne ho già due in uso, il Leocrema e il Cheetos, l'avete visto. Poi questa cremina qui di Balea era una crema contorno occhi in formato 10 ml. L'avevo trovata nel calendario dell'avvento da donna, credo nel 2022. Non l'ho usata io, ma l'ha usata Simone quando aveva la screpolatura nella zona perioculare, perché a lui il freddo gli fa quella cosa lì. La crema
ideale se avete delle screpolature dovute al freddo, quindi non screpolature allergiche, attenzione, screpolature, rossori e gonfiori dovuti proprio agli agenti atmosferici. La crema migliore è del marchio SVR e si chiama Topialise. Ecco, con quella vi va via tutto. In mancanza di quella, so che Simone ha utilizzato questa qui per un tot di tempo e si è trovato bene. Chiaramente non è specifica per quello, però comunque lui si è trovato abbastanza bene ed è terminata. Poi, allora, diverse cosine in, diciamo, campioncino. Allora, patch per la zona perioculare della balea in idrogel. Allora, io ultimamente ho la sensazione che tutte le volte in cui applico questi patch, le occhiaie si vedono di più. Mi sembra che li ho applicati un sabato, perché la notte tra venerdì e sabato non ero stata bene, non ho dormito. Non è che niente, nulla di grave, ma ero insonne e non ero particolarmente in forma. Il giorno dopo ho detto: vabbè, visto che dobbiamo uscire, mi faccio un impacco di mezz'oretta con questi. Minchia, mi sembrava che mi avessero tirato due cartoni sugli occhi. Ancora peggio, no, no, non lo so come mai. Creano una sottospecie di lucidità che poi l'occhio è ancora più nero, cioè si vede di più, ma no, non ci siamo. Shampoo secco in foglietti, questo qui del marchio Essence, lo conoscete tutti, Kisses from Italy. Questi erano dei foglietti, non ce n'è più, erano 30 foglietti comprati 5-6 anni fa, terminati adesso, che avevano sopra una patina, forse era argilla, forse era una sostanza appunto in polvere fissata su questi foglietti, applicati sulla cute. Tiravano via l'olio e si vedeva proprio, cioè guardavate il dischetto, c'era proprio l'ombreggiatura dell'olio, quindi molto molto efficaci. È uno shampoo secco in fogli, una roba un po' diversa dal solito. Non lasciava la patina bianca tipica di alcuni shampoo secchi, non tutti. Ecco. Buono, mi ci sono trovata bene, sono contenta di averlo smaltito perché ogni tanto è bello andare a guardare nei beauty case. Io queste cose mi facevano impazzire a casa di mia mamma quando tornavo a Ivrea. Aprivo i cassetti, riguardavo le mie cose vecchie. Invece qui ho ridotto un po' all'essenziale. Certo, ho le mie scorte, ho i miei beauty case, ma non ho praticamente niente di vecchio da andare a rimestare. Quindi la soddisfazione è poca. Quando trovo qualcosina, tipo sto shampoo secco, dico: wow, sembra che ho trovato chissà che, è poi una cagata. Funziona così? Sì, andiamo avanti. Terminato, meno male perché l'ho odiato, il mascara volume di Avril in tonalità marrone. Allora, questo è un buon mascara nel senso che fa un bellissimo effetto. Purtroppo è ricco di grumi e quando tu lo vai a lavorare devi staccare tutti i grumi, quindi ci metti 5 minuti e ti macchi qui, poi asciughi qui, vai di qua, ti macchi qui e poi ti macchi. Che palle! Cioè, bello è l'effetto, però se io devo stare 5 minuti lì, di qua e poi di qua, poi aspetta che si asciuga, prendi il cotton fioc, togli via il pezzo. Ah, che palle, no. Era uno dei miei mascara preferiti, non so come sia possibile, ora è diventato il mascara più grumoloso della storia. L'effetto però è buono. Poi dipende forse anche, come qualcuno mi ha scritto nei commenti, forse ha ragion veduta, dipende anche dalle ciglia di partenza. Ecco, io ho delle ciglia, non vorrei dire belle, ma vorrei dire normali. Non sono corte, non sono spiumate, ma sono delle ciglia belle, sane, le ciglia. Ecco. Perché ho detto le ciglia perché voi dite i capelli fanno cagare, lo sanno tutti, lo sappiamo tutti. Terminata una matita per sopracciglia, questa qui che è proprio finita, vedi che non c'era più la punta, del marchio Lamel. L'avevo sì, comprata sul sito di makeup.it, l'avevo pagata 2,70 euro, 2,73 euro, veramente poco. Tonalità dark brown per le mie sopraccigliazze belle scure. Mi ci sono trovata molto 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 bene. Passavo e poi l'andavo a pettinare con questo scovolino. Mi ci sono trovata molto bene, devo dire, 2,70 euro, ma che vuoi di più? Niente. Va benissimo così, questo è legno, quindi andrà, suppongo, nell'indifferenziato. Andiamo avanti, tanti campioncini. Allora, ce ne sono. Allora, su l'ultimo lo lascio. Non capisco niente. Quello con cui vi devo fare una spiegazione un po' più lunga, cioè l'aneddoto, lo lascio per ultimo.
Quindi andiamo avanti. Utilizzata questa maschera all'uovo del marchio Skin Bliss e lo vendono da Action. Da Action ci sono delle maschere in tessuto coreane veramente buone, mi sento di dirlo. Anche a me che ho una pelle, ripeto, impura, ten a tendenza acneica, non creano nessun problema, anzi mi forniscono una bella idratazione e mi danno un bell'effetto. Quindi la mattina dopo mi ritrovo una bella pelle, cioè non mi ritrovo i puntazzi neri o delle cose un po' strane, mi ritrovo una bella pelle. Con questa qui all'uovo mi sono trovata benissimo. Questa era, se non sbaglio, per una pelle luminosa, e in effetti lo confermo. Mi ricordo che la mattina dopo mi sono guardata e mi sono detta: ah, effetto placebo? Può essere, chi lo sa. Comunque, buona, ne ho diverse di scorta. Poi utilizzata anche questa maschera di balea scusate, all'argilla e allo zinco per le pelli impure, mi sono trovata bene, anche se ultimamente proprio per il problema della secchezza del viso evito di fare queste maschere all'argilla. Poi ho utilizzato due detergenti intimo in campioncino del marchio Verde Sativa. Questi qui sono detergenti intimi delicati e lenitivi che vanno bene sia per adulti che per bambini. Io mi ci sono trovata molto bene. Me li aveva mandati Macro Liberarsi o Sorgente Natura, uno dei due, non ricordo più. E piuttosto che tenerli lì, li ho utilizzati perché metterli nel beauty case mi risulta scomodo. Nel beauty case preferisco il 30 o 50 ml, questi vanno bene da usare così, da provare in casa. Mi sono trovata bene. Poi ho provato un altro detergente intimo, questo qui si chiama Bio Verde ed è del marchio EOS, questo va bene sia per il corpo, per l'intimo e per le mani, mi sono trovata bene. Forse questo ha il tea tree oil e l'aloe vera, mi sono trovata bene, bene, anche con lui. Maschera nutriente Mater Natura con i semi di girasole, anche con questa mi sono trovata bene, solo che non vedete una fava perché è giallo su bianco, se non cazzo. Comunque mi sono trovata bene. Adesso metto gli occhiali perché inizio a non vederci più niente, l'ora è tarda. Allora, questa qui io l'ho amata, non me la sono comprata perché il prezzo è alto e non ho una massa capillifera tale da voler investire una cifra così, però l'ho trovata veramente eccezionale. E il marchio si chiama Namalei ed è una maschera per capelli, quindi post shampoo, però a risciacquo, ristrutturante con vitamina A e avocado e argan. Ragazzi, io con questa mi sono trovata benissimo, cioè me lo ricordo, pensate che era sul fondo del cestino, pensa quanto tempo fa l'ho utilizzata, ma me la ricordo benissimo. Perché quando poi ho risciacquato i capelli, li ho pettinati, li ho asciugati, mi sono guardata e ho detto: cazzo, questa me la vado subito a comprare. Ho visto che il vasetto costa sui 16-17 euro e in questo momento non ho voglia di spendere una cifra di quel genere. Però ne varrebbe la pena perché ho proprio visto i capelli diversi. Da quando utilizzo un balsamo qualunque, una maschera tipo questa qui, ecco questa. Quella che vi ho appena fatto vedere mi sono trovata bene, però con questa ho visto proprio la differenza. Però proprio lei, Namalei, maschera ristrutturante, mi piacerebbe comprarmela in futuro. Chissà se lo farò, potrebbe capitare. Al momento no. Poi andiamo avanti. Ho provato questa nuova linea della L'Oreal che si chiama Absolute Repair Molecular, shampoo e siero risciacquante. Siero, allora. Shampoo e siero a risciacquo. È una nuova linea, mi è stata mandata per posta perché probabilmente sono iscritta alla newsletter della L'Oreal perché ne ho tantissimi di campioncini, me ne mandano spesso e mi sento di dire che lo shampoo è molto particolare, cioè si trasforma in una mousse. È un gel, lo mettete nella mano, inumidite la mano questo shampoo e poi cominciate a sciampare. A massaggiarlo il cuoio capelluto e si trasforma in una mousse, quindi fa un sacco di schiuma, pertanto ne basta poco. Buono. Mi è piaciuto però perché? Mi è piaciuto perché dopo l'ho utilizzato insieme al siero a risciacquo. Questo siero qui sembrava più che altro un olio, infatti quando l'ho guardato ho detto: aiuto, proviamo. Era un siero trasparente, molto liquido, con questo colore ambrato. Bene. Me lo sono messo sui capelli, l'ho lasciato un po' in posa, li ho risciacquati e i capelli sono venuti bellissimi, molto luminosi, riparati, non lo so
quanto potevano essere riparati perché mi fanno cagare di capelli a prescindere. Comunque mi sono venuti dei bei capelli, li ho trovati districabili, morbidi, lucenti, eccetera, eccetera. Quando poi ho provato a utilizzare questo da solo, ma con un altro balsamo, no, l'effetto non mi è più piaciuto. Secondo me vanno usati insieme, perché con un altro balsamo, un balsamo generico tipo quello della Clinians che vi ho fatto vedere, la resa non è la stessa, ok? Quindi mi viene da pensare che siano da utilizzare in combo. Tra l'altro mi era stato mandato anche il siero senza risciacquo e quello non lo utilizzerò mai perché, ripeto, io ho i capelli grassi e non mi sembra il caso. Mi sono piaciuti in combo, separatamente, no. Shampoo da solo con un altro balsamo, secondo me non rende bene. Il siero, devo dire che mi ha comunque lasciato i capelli, ripeto, belli, districati, lucidi, quella lucidità sana, ma non me lo comprerei, ecco, come dire, non me lo comprerei. E non mi ha unto la cute, questo è importante. Ultimissimo prodotto di questo cestino, mamma mia, oggi quante papere. Allora, qui devo spendere due parole. Si tratta di una maschera alla niacinamide comprata da Primark. Il prezzo è 2 euro, ma poi nello scontrino c'era scritto 1 euro. Perché? Non lo so. Comunque è passata 1 euro. Quindi maschera alla niacinamide per capelli, per scalpo, per cute e capelli. Bene. Allora, questa è made in Corea, sono 15 ml di prodotto, è bellissimo perché dietro non c'è il modo d'uso. Per cui io ho guardato la signora, quello che fa la signora, non chiamiamola signora, chiamiamola ragazza. La ragazza si passa direttamente il siero sui capelli, lo massaggia, lo tiene in posa 10-15 minuti, lo risciacqua. Bene. E uno dice: sì, ma i capelli erano lavati? Ah, io questo non lo so perché non c'è scritto, ci sono solo gli ingredienti in tutte le lingue del mondo, ma il modo d'uso non c'è. Per cui io cosa ho fatto? Il giorno in cui dovevo lavarmi i capelli, sui capelli sporchi, belli unti di olio cuore, mi sono ficcata questo siero alla niacinamide. Mi sono pettinata, chiaramente, me lo sono sparso su tutto lo scalpo e sulle lunghezze e l'ho tenuto in posa un po' di più, devo dire la verità, bisogna essere onesti. Qui dice 10 minuti, un quarto d'ora e io l'ho tenuto una mezz'oretta, 25 minuti. Bene. Vado a lavare i capelli. Durante il tempo di posa non ho avvertito nulla, niente. Mentre mi lavavo i capelli, mi è iniziato a bruciare un po' la cute. Ho detto: oh cazzo, andiamo bene. Boh, mi iniziava a bruciare, tanto che, e non è proprio da me, perché io sono una persona molto freddolosa, tanto che mi sono detta: uso l'acqua fredda perché mi sta andando a fuoco la testa. Aiuto! Bene. Ho usato l'acqua fredda, risciacquato, ho fatto lo shampoo. Risciacquato sempre con acqua fredda e non ho applicato né maschera né balsamo perché avevo già utilizzato lui per un tot di minuti prima dello shampoo. Ho fatto lo shampoo, risciacquato, metto l'asciugamano in testa, pian piano il bruciore, il pizzicore è andato via. Bene, tolgo l'asciugamano, mi pettino e non perdo neanche un capello. Cioè non ho perso neanche un capello, non solo nel lavaggio, in cui mi bruciava la testa da pazzi per lavarmi con l'acqua fredda perché mi stava andando veramente a fuoco perché non sono il tipo io, ecco. Ma quando pettinavo i capelli e poi anche quando li ho asciugati, non ho perso neanche un capello e mi è rimasto impresso perché neanche uno, cioè neanche un capello. Quindi io non so bene come interpretarlo, cioè perché mi andava a fuoco la testa al momento del lavaggio, del risciacquo e del lavaggio, non lo so. Come mai però dopo non ho perso neanche un capello? E mi ha lasciato dei capelli bellissimi, quindi ben districati, senza appunto caduta, senza rotture, belli. Per 48 ore mi sono rimasti puliti. Non so bene come interpretarlo. Vorrei tornare da Primark, adesso è da fine dicembre, inizi di gennaio che non andiamo, magari un giretto ci starebbe anche. Non so se ricomprarlo o meno. Non ho idea. Perché non so come interpretare questo bruciore incredibile, pizzicore incredibile durante il lavaggio. Non lo so interpretare, non lo so. La niacinamide in testa fa così? Boh. E se davvero mi ha irritato, come mai non ero rossa e non ho perso manco un capello? Non ho proprio idea. Cioè, rimane tutto con un punto di domanda.
Non ho idea. Sempre di Primark, del loro marchio interno, mi sono comprata la maschera per i capelli alla biotina, che però non è per lo scalpo, c'è proprio scritto Air Mask, e penso che la utilizzerò allo stesso modo, quindi sul capello unto e bisunto, straunto, metterò la maschera e poi laverò i capelli, perché modo d'uso non c'è, non ho idea. Detto ciò, io vi augurerei buon proseguo di giornata, vi ringrazierei per la pazienza, per l'attenzione che mi avete dedicato e mi scuso per le numerose papere che ho fatto, ma non so a chi dar la colpa, diamola a me stessa. Oggi è andata così, non so, mi si attorcigliava la lingua a ogni parola, per cui non sono riuscita bene a articolare, ho incespicato parecchio. Chiedo perdono, diamo la colpa appunto al tempo, non lo so, forse non era il giorno giusto da registrare, non lo so. È andata così, speriamo che il prossimo video dei prodotti finiti io riesca meglio. Niente, io faccio un home così mi tranquillizzo, adesso vado a bere, magari mi faccio anche un po' di merenda. Om, che la forza del golf della nonna Dolly sia con me.